Bentornati con le consuete previsioni a cura di MeteoOne. Grazie allo spostamento verso nord-ovest dell'alta pressione, correnti gelide artico-continentali stanno in queste ore affluendo lungo le regioni balcaniche, Grecia e versante adriatico italiano. Difatti le temperature risultano in picchiata ovunque sul territorio italiano, ma in particolar modo lungo la fascia adriatica, da nord a sud, con perdite anche di 10-12 gradi in poche ore. Questa infiltrazione gelida, accompagnata da venti forti di grecale, continuerà a favorire un peggioramento delle condizioni del tempo sotto forma di nuclei più o meno intensi accompagnati da probabili nevicate. Ma andiamo a vedere nel dettaglio il tempo sulle nostre regioni per giovedì 29 dicembre. Cieli sereni o poco nuvolosi al primo mattino, con possibili valori di temperatura negativi sulle alture pugliesi, Gargano e sui monti lucani. Durante la mattinata, nuclei più o meno intensi, a macchia di leopardo, inizieranno ad affluire lungo le coste adriatiche, dal Foggiano al Brindisino, per poi estendersi nel corso della giornata nell'entroterra pugliese e lucano. Potranno così verificarsi deboli precipitazioni sotto forma di nevicate dal Basso Foggiano al Salento, a quote prossime al piano. Alcuni nuclei potranno interessare anche il Gargano, il Materano, il Melfese e l'Alto Potentino. I fenomeni tenderanno poi a diventare sempre più sporadici e ad esaurirsi nella tarda serata. Temperature, come possiamo notare dalla grafica, in deciso calo su tutti i settori, con maggiori ribassi nelle zone interne, dove saranno possibili valori negativi sia al mattino ma soprattutto in serata. Soffieranno venti forti di grecale in attenuazione durante la sera solo nelle aree interne o zone ioniche. Lungo le coste adriatiche i venti insisteranno con moderata intensità, pertanto l'Adriatico e il canale d'Otranto risulteranno molto agitati, mentre lo Ionio molto mosso. Oggi per la consueta rubrica La foto del giorno ringraziamo il nostro telespettatore Fabrizio Passaseo per questa bellissima foto che ci mostra il belvedere di Santa Maria di Leuca con il paese illuminato sullo sfondo e il porticciolo al tramonto. Se volete inviare la vostra foto del giorno, vi aspettiamo numerosi sulle nostre pagine Facebook di MeteoOne e Teleapula, oppure alle mail che vedete in sovraimpressione. La foto migliore verrà mandata in onda nelle prossime puntate. Vi rinnoviamo i nostri auguri di buone feste e grazie per l'attenzione e arrivederci al prossimo appuntamento.